Nell'antico Egitto, i più importanti sacerdoti e sacerdotesse rendono omaggio alla tomba del faraone. Benvenuti nel tutorial di Tutankhamon. Ciao a tutti, io sono Board Games Francesco e nel mio canale potete trovare consigli e tutorial sui giochi da tavolo. In particolare, giochi facili e divertenti, con regole semplici da imparare per essere subito pronti a giocare. In questo video vi parlo di Tutankhamon, un gioco di Rainer Knizia da 2 a 6 giocatori da 8 anni in su, pubblicato in Italia da Little Rocket Games. Tutankhamon è un gioco di set collection ambientato nell'antico Egitto. I giocatori devono navigare il Nilo con le proprie barche, raccogliendo tesori da portare alla tomba del faraone ed ottenendo i favori delle divinità egizie. Ora scopriamo insieme le regole del gioco, mentre alla fine del video trovate la mia valutazione e i consigli per giocarlo al meglio. Nel frattempo vi consiglio di iscrivervi al canale per non perdere i miei prossimi video. Il gioco è formato da due tipi di tessere. Le tessere artefatto, riconoscibili da un numero in basso a sinistra, e le tessere divinità egizie, che non hanno numeri. Il numero presente su una tessera artefatto indica due cose. La prima è il numero di tessere presenti di quel tipo di artefatto. Quindi, ad esempio, di questo tipo di artefatto sono presenti 6 tessere. Mentre la seconda cosa è il numero di punti vittoria che fa guadagnare quel set di tessere. Mettete la base della scatola su un lato del tavolo e posizionateci dentro il sarcofago di Tutankhamon. Prendete ognuno una barca e un vaso canopo dello stesso colore, ed anche una carta riepilogo. In base a quanti giocatori siete, posizionate i vasi canopi sulla base della scatola. Ad esempio, in una partita a 4 giocatori dovete posizionarli sul numero 24. I punti vittoria che andrete a guadagnare durante la partita dovranno essere sempre sottratti a quelli attuali. Il vostro obiettivo è infatti arrivare a 0. Mischiate tra loro tutte le tessere artefatto e le divinità egizie. Unite tutte le tessere per creare un percorso che alla fine si collega con la tomba del faraone. Mettete l'oltretomba vicino al fiume e posizionateci alle estremità le statue del guardiano. Scegliete il primo giocatore. Deve posizionare la barca all'inizio del Nilo. Gli altri giocatori, andando in senso orario, posizionano la propria barca a seguire. Durante il vostro turno dovete muovere la barca, risolvere la tessera su cui siete approdati, eliminare le tessere scia, ovvero quelle dietro l'ultima barca sul Nilo, e assegnare i punti vittoria delle tessere. Ora vediamo nei dettagli queste singole azioni da eseguire in sequenza. Dovete scegliere se fare avanzare o arretrare la barca sul Nilo. Se andate avanti, potete farlo di un qualsiasi numero di tessere. Se invece andate indietro, potete raggiungere solo la tessera adiacente. Una volta terminato il movimento, dovete risolvere la tessera su cui siete approdati. Per prima cosa, rimuovete la tessera in cui è posizionata la barca. Se siete finiti sopra una delle 5 divinità egizie, dovete attivarne subito il potere. Se è una tessera artefatto e in tutto il Nilo è presente almeno un'altra tessera di quel tipo, posizionate la tessera raccolta di fronte a voi a faccia in su. Se invece siete finiti su un artefatto e in tutto il Nilo non ne sono presenti altri dello stesso tipo, dovete procedere con l'assegnazione dei punti vittoria di questo set di artefatto. Se l'artefatto che avete preso è un anello scarabeo, arretrate di un punto il vostro vaso canopo sulla tomba. Se una volta risolta la tessera, la vostra barca è quella più indietro sul Nilo, dovete rimuovere tutte le tessere scia, ovvero quelle dietro di voi. Partendo dalla tessera più lontana dalla vostra barca e procedendo in avanti, prendete una alla volta le tessere e posizionatele nell'oltretomba. Ogni volta che rimuovete una tessera artefatto,
dovete controllare in tutto il nilo se sono presenti altre tessere dello stesso set. Quando terminano le tessere di un set, dovete effettuare l'assegnazione dei punti vittoria. Se durante il turno un set di artefatti è terminato, si controllano se ci sono giocatori che possiedono quel set. Ad esempio, di questo tipo di artefatti sono presenti solo due unità. Uno è di fronte a un giocatore e l'altro è nell'oltretomba. Il giocatore che possiede la maggior quantità di tessere di quel set guadagna i punti vittoria indicati sopra quelle tessere. In questo caso sono due punti vittoria. Facciamo un altro esempio. La barca del giocatore giallo è finita sull'artefatto sarcofago. Dato che gli altri 5 sarcofaghi sono già posseduti dai giocatori rosso e bianco, il sarcofago raccolto dal giocatore giallo si scarta e si assegnano i punti vittoria di questo set. Il giocatore bianco, con 3 sarcofaghi, ha la maggioranza, ottiene quindi 6 punti vittoria. Mentre il giocatore rosso, essendo il secondo giocatore ad avere la maggioranza di questo set, guadagna la metà dei punti vittoria indicati sulle tessere, ovvero 3. In caso di parità sulle maggioranze per l'assegnazione dei punti vittoria tra primo e secondo giocatore, si dà la priorità a quello con la barca più indietro nel Nilo. I giocatori spostano i vasi canopi sulla tomba a seconda dei punti vittoria guadagnati. Nel precedente caso 6 punti vittoria al giocatore bianco, che va da 24 a 18. E 3 punti vittoria al giocatore rosso, che va da 24 a 21. Infine si prendono tutti gli artefatti di quel set, sia quelli di fronte ai giocatori che quelli presenti nell'oltretomba, e si scartano all'interno della tomba. Nell'assegnazione dei punti vittoria dovuti agli artefatti fa eccezione il set di anelli scarabeo. In questo caso solo il giocatore con la maggioranza guadagna 5 punti vittoria. Le 5 divinità egizie non fanno guadagnare punti vittoria, ma permettono di attivare dei poteri. Possono essere usati solo quando la barca di un giocatore ci termina sopra il movimento. Dopo che il potere di una divinità è stato usato, dovete scartare la tessera nella tomba di Tutankhamon. Ora vediamo quali sono i poteri delle 5 divinità egizie. Osiris. Prendete una qualsiasi tessera dall'oltretomba. Se la tessera è una divinità, attivatene il potere e poi scartatela nella tomba di Tutankhamon. Se è un artefatto, posizionatelo di fronte a voi. Se è un anello scarabeo, posizionatelo di fronte a voi e guadagnate un punto vittoria. Isis. Scambiate un vostro anello scarabeo con una qualsiasi tessera presente nel Nilo. Risolvete normalmente la tessera presa. Ra. Rimuovete una qualsiasi tessera dal Nilo posizionandola nell'oltretomba. Thoth. Scambiate la posizione di 2 tessere qualsiasi nel Nilo che siano di fronte la vostra barca. Horus. Prendete una qualsiasi tessera nel Nilo che sia dietro la vostra barca, oppure spostate indietro la vostra barca dopo tutte le barche e tessere precedenti. Nel primo caso, se la tessera presa è una divinità, attivatene il potere e poi scartatela nella tomba di Tutankhamon. Se la tessera presa è un artefatto ed è l'ultimo elemento di un set, assegnate normalmente i punti vittoria. Inoltre, se l'artefatto è un anello scarabeo, ottenete subito un punto vittoria. Nel caso decidiate di spostare indietro la barca, in questo turno non dovrete applicare la scia. Il turno termina e inizia quello del giocatore successivo in senso orario. Al termine di un turno, se c'è un giocatore che ha il vaso canopo posizionato sullo zero, è il vincitore della partita. Se sono presenti più giocatori sullo zero, vince quello con la barca più indietro nel Nilo. Altrimenti, se terminano le tessere del Nilo, vince il giocatore con il vaso canopo più vicino allo zero. Anche qui, in caso di parità, vince il giocatore con la barca più indietro nel Nilo.
Se siete in una partita a due giocatori, l'oltretomba conta come se fosse un terzo giocatore. Quando dovrete calcolare le maggioranze ottenute sui set degli artefatti per l'assegnazione dei punti vittoria, dovrete considerare anche le tessere presenti sull'oltretomba. Tutankhamon, grazie al materiale ottimamente realizzato, riesce a ricreare in modo convincente le atmosfere dell'antico Egitto. Avrete infatti la sensazione di navigare il Nilo alla ricerca di sfarzosi tesori da portare alla tomba del faraone. Più sarà alto il numero di giocatori in partita e più sarà difficile riuscire a pianificare le tattiche di completamento dei set di artefatti. I poteri delle divinità egizie non sono semplici da memorizzare, ma per fortuna sono presenti delle pratiche carte istruzioni. Fate attenzione a non andare troppo in avanti con la vostra barca sul Nilo, dato che non è una corsa a chi arriva per primo alla tomba del faraone. Anche perché in caso di pareggio durante l'assegnazione dei punti vittoria dei set collection degli artefatti, è il giocatore con la barca più indietro nel Nilo che ottiene i punti vittoria. Se vi è piaciuto questo video potete mettere un like, lasciare un commento, condividerlo su Facebook e gli altri social, iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per stare aggiornati sui miei prossimi video. Se avete domande o consigli da darmi, scrivete un commento qui in basso e sarò felicissimo di rispondere. Fatemi sapere anche se avete già provato questo gioco o se vi piacerebbe provarlo. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che il gioco è divertimento. Ciao!